Prova, dovremmo esserci, dovremmo essere online e sono un po' in anticipo, ragazzi, come sono ligio. Vediamo semplicemente se abbiamo un feedback positivo, ma se parte la pubblicità vuol dire che ci siamo. Perfetto. Ancora qualche secondo. E siamo tra noi. C'è l'opzione riprendi partita? Ok. Non capisco la differenza fra riprendi partita e carica partita, ma insomma. Eccoci qua. Allora, mi alzo un po' il volume. Ok, siamo presenti. Questa è la nostra mossa speciale. Che ci consente di stare belli acquattati. Orrendo il nostro amico. Allora, adesso lui, se non sbaglio, infatti, si volta. Battito cardiaco nel joypad, bellissima questa cosa. E va a buttare una salsiccia. Poi. Ok. Vediamo che la sua obesità lo costringe a desistere, ma poi sembra che abbia una specie di mascherona sopra, che non sia la sua vera testa. Allora, rigor di logica. Ops. Ok, la sua routine lo porta in cucina adesso. Allora, noi stavamo cercando una chiave in realtà in tutto questo, eh? Quindi mi domando se non abbia senso osservare con calma questa cucina. Direi che non c'è nulla che possa ricordarci una chiave. Qui c'è un passaggio, vedete i nostri amici? Uno va di là e uno dall'altra parte. Non saprei proprio a chi dare retta. Oh, non faccia. Abbiamo fatto rumore. Vedete che c'è un ognometto lì? Adesso lui si guarda intorno, però a noi serve una chiave. Mi domando se non possa essere dentro al forno che abbiamo appena aperto, ma non c'è. Non c'è interazione. Abbiamo fatto rumore di nuovo. Sì, lui ha come una maschera sopra, boh. Accidenti, è anche messo molto male di salute. Qua c'è la testa di un pesce che noi possiamo raccogliere. Accidenti, gliel'abbiamo praticamente tirata. Questo ero io che muovevo la telecamera. Ciao Little Doors, ciao Username, ciao Adrian, ciao ragazzi. Allora, se non ricordo male, a noi serve una chiave. È per questo che sto indugiando, perché sto cercando di capire eventualmente dove possa essere. Ma io non ho interazione con quei forni. E quindi non posso fare nulla. Lui è davvero impossibilitato a chinarsi, eh? Accidenti però. Chi l'ha vista una chiave, ragazzi? Ora sale però, che palle. Un po' di battito cardiaco di nuovo per la nostra amica.
Boh? Un'interazione qua giù? Ai 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 ai. Occhio che correre forse lo attiva. Io non ho interazione qui. Niente, niente, niente. Stai sereno, stai sereno. E non riesco ad aprire i cassetti. Chissà dove l'ha messa. Lo gnomo mi porterà alla chiave. E in realtà gli gnomi ora non li vedo più. Sei innocuo, sei innocuo. Ok, quel tavolo è troppo alto. Ah, urla veramente raccapriccianti. Achievement sbloccato? Sfuggente? Mamma mia, come si era quasi impallato. È strano sbloccare un achievement sfuggente proprio nel momento in cui si viene catturati. Allora, chissà che la sfida non sia in realtà farsi. Niente. Niente. Usare una rapa come chiave. Qua non ci si arrampica. Qua non si riesce a fare nulla. No. No. Prende la sua salsicciotta, la mette là dentro e vabbè, lo sappiamo. Opla. Non ci ha neppure visti a sto giro. Però parte la routine successiva. E questo potrebbe. In realtà sottovaluto l'uso della telecamera. La grafica a me piace molto di questo gioco, vi dico la verità. Però non c'è interazione lì. Questi non li sappiamo aprire. Sono troppo duri per noi. E qua sotto non c'è niente, chiaramente. Dobbiamo proseguire, però. La chiave. Vedete, i due amici vanno uno di là e uno di qua. Là c'è lui. Ora, non facciamoci proprio beccare subito. Aia. Niente, niente, con questi forni si interagisce solo per fare rumore. Il nostro amico va di là. Noi sappiamo che questo è un nascondiglio fino a un certo punto. Non so se ce l'ha addosso la chiave. Lui reagisce, ma. Forse è un'interazione che dobbiamo avere con lui. Ehi, sono qua, sono qua. Seguimi. Vediamo se ha senso. E lui è più veloce di noi. Ma noi ci siamo presi un vantaggio.
Forse che debba finire di fare qualcosa qui da questo pesce. Boh. Ok, qua sento il battito cardiaco della nostra bambina. Facciamo così, magari. Ehi, sono qua. Ok. Magari interagisce con quella testa di pesce. O magari ci dobbiamo arrampicare là in fondo, potrebbe essere. Sì, là ci sono i cassetti messi a mo' di scala e c'è anche una lucina di quelle che noi conosciamo bene. Il pezzo di pesce non l'ha neanche degnato proprio di attenzione. Quindi un'arrampicata là è forse la cosa più probabile. Girare intorno fino a fargli venire un'angina potrebbe essere un'ottima idea. Allora, vediamo. Provo a fare quello che vi dicevo, ragazzi. Però sto giro vorrei farlo molto cautamente. Ah, ai ai ai, la vedo invece molto dura. Ecco che però il gioco ci ha messo, eh. Sì. Io la voglio però anche accendere questa. Ok. Ok, tu sei un pochino impossibilitato a. Certo, la sua attenzione non la perde, boh, vado di qua. Ah, ho sbagliato. Trovo l'ambientazione di questo gioco fatta in un modo splendido. Siamo costantemente sotto il suo sguardo. Ma che magari la chiave. No. Non c'era nulla lì dentro, direi. I cocci sono suoi, eh? Secondo me qua si deve andare a ritroso. Lui sembra averci perso di vista. Non ci considera più. Allora, essere venuti fin qua ci dà sempre la possibilità di cadere dove prima non pensavamo, eh? Però intanto io salirei, anche perché qua la cosa va molto verso l'alto. E qua sicuramente c'è un nostro amico. Oh mio Dio. O qualcosa del genere. Siamo in un bagno. Un assurdo doppio water che davvero vorrei sapere chi se l'ha inventato. Guardate la saponetta come si muove con le oscillazioni che abbiamo visto. Dove siamo, di grazia? Olè, ok, qua c'è un amico. Là c'è una leva. Porte, guardate la deformazione dei mobili. L'ho fatto. Ero è esattamente quello che volevo fare. Ok. Direi che tirare la leva, sempre che non sia possibile. No, qua non ci possiamo arrivare. Ho chiuso la porta. Ok, la porta si riapre. Il gioco forse prevede che noi si possa tornare in là. La sensazione di aver lasciato indietro qualcosa è forte, pazienza. Wow, però bello. Però bella l'atmosfera, davvero. E siamo di nuovo qui. Siamo di nuovo qui. Come se dovessimo prendere qualcosa qui. È
strano, non riesco a capire il senso di ciò che abbiamo sbloccato. O qualcosa qui, ma qui abbiamo visto che non c'è un emerito. Ah, questo si può fare, però poi ci fermiamo qua in realtà. Sì. Questo riparte? Riparte automaticamente, ok. E allora la chiave deve per forza. Guardate tra l'altro alla parete, scusate. Adesso si vede. Ah! Comunque lì alla parete si vede. Siamo noi! C'è un ritratto nostro. Sì, anche io credo, che la chiave sia sopra. Adesso ci torniamo. E dopo probabilmente con mille attenzioni la dobbiamo portare alla sua serratura. Ah, mi sono incastrato. Ok. Ah, ma qua bastava spingere, che sciocco. Non sembra un posticino tranquillo e carino. Oddio, qua ce n'è un altro che dorme. Lui probabilmente si sveglierà accendendo la luce, mi viene da pensare. Le sue scarpe. Non si sveglia? Non così facilmente. Facciamo rumore. Non ha emesso un suono questa cosa. Questo sì che è uno script. Oh. Calmo, calmo. Non ci arriva, non ci arriva. Allora. Chissà se ha avuto un senso fare ciò. Ha aperto e chiuso una porta. Ha Ah, si saliva, accidenti. Forse potevo non svegliarlo col senno di poi. Mamma. Ok. Sto buttando giù tutto. E la chiave non c'è, che palle. Allora, là sopra non abbiamo mica finito. Ho sentito rumore di porta. Ah, eccola, che sciocco, è qui in primo piano. Sai quando proprio te la mettono davanti agli occhi e tu non la vedi? Ecco, così. Come cavolo faccio a venire in qua? Ah, non so come o a cosa. Mi sono aggrappato. Ah, che morte stupida. Ok, siamo qui. Speriamo vivissimamente. Sì. Il gioco ha salvato l'ascensore che chiaramente ci consente di fare più in fretta. Svegliare il tizio probabilmente è una cosa proprio da evitare.
Non è mica servito a nulla. In bagno non è ancora andato. Ah, noi non ci arrampichiamo sul termo. Ah, però qui è semplice, bene. Mi piace molto il quadro e quello che rappresenta. Allora, di là non riesco ad aggrapparmi. Qua vediamo molto bene il volto della nostra bambina. Ecco, ecco che viene. Adesso saranno amarissimi i cavoli. Diamo per... Uff! Avrei preferito non vederlo, però vedete che lo script prevede che se l'interazione con la chiave, lui ci fa luce. Guardate come tutto richiama il fatto che sono due gemelli. Il quadro al centro è l'immagine di uno divisa in due, i due letti, i due water. Dovrebbe essere andato in bagno. Ho un po' paura e preoccupazione in questo momento. Però direi che il gioco ce lo fa fare. Ok, non andremo mai a fargli il sorpresone in bagno, che devo ammettere ci sarebbe stato. Bene, però... Ah, guardate, guardate, l'amico è andato a sinistra. Allora io lo voglio seguire. Non ha nessun senso, dal nostro punto di vista. È qui dentro. Perché fa così? Sentite la musica. Oh, vai sotto! No, 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 cavolo. Ho sopravvalutato la loro interazione con la chiave, probabilmente l'avrebbe lasciata lì. Perché si nascondeva lì dentro? La moglie, dite? Sono maschio e femmina? La citazione ci sta tutta. Sono maschio e femmina. Onestamente non ci ho fatto caso, però certo è financo probabile. Allora, andiamo a prendere la nostra chiave. Il respiro è qualcosa di terrificante. Cavolo. Ok. Forse la moglie è quella in basso, perché questo tutto meno sembra che è un personaggio femminile. Ok. Il joypad mi dà ancora il suono dei suoi passi, eh? La vibrazione. E ora non me la dà più, va bene. Facciamo le cose per benino. Io non so se abbia senso andare a liberare il nostro amico gnometto, che sembra proprio volerci fare lo scherzetto. Però considerando che ci aiuta sempre. Perché dovrei pensare male di lui? Io lascio la chiave lì. Ok, la musica ci dice che lui si è attivato. Il senso di farlo venire qua? Eccolo lì.
Noi sappiamo che possiamo abbracciare il nostro gnometto, ma sinceramente mi è sembrata solo una. Un modo per renderci le cose più difficili questa volta. Ecco, adesso sì che la traversata si complica, eh. E non abbiamo più la scivolata tenendo l'oggetto in mano. Adesso lui è qui dietro. Ok, io in realtà vorrei andare verso il basso perché abbiamo un nascondiglio che non è male. Ma mi sa che il gioco ci fa passare in alto, vediamo. Ok, lui gira di qua, va bene. Non credo sia un difetto grafico, il fatto che sembri un mascherone. Credo che il gioco voglia darci. Questa impressione. Ok, tendo a far cadere la chiave per via del pulsante malefico. Allora. Adesso se mi fai il favore di fare un giro, io so già qual è l'altro tavolo. Bene, vai là. Ok, abbiamo fatto un po' di rumore, ma non succede niente. Se lui ha la stessa routine di prima, ecco che lo gnometto si è mosso. Vediamo, chiaramente lui adesso, figurati se non è qua. Ok, vorrei veramente non toppare per non doverla rifare tutta questa sequenza. Il joypad mi dice che il cuore della nostra bambina batte forte in questo momento. Si sente anche il suono adesso. Sì, ho messo la censura Twitch a livello 2 su 5, mi pare. Sì, è lasciato all'immaginazione. Beh, si sta, no? Allora, vediamo. Devi fare un giro più lungo, però, perché per me questo è un giro molto breve, caro. Vabbè. Vai, bambina, vai. Brava. Boh, vado. Fammela facile. Dammi un nascondiglio. Accidenti. Spingi, bambina. No, 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 no. E spingi. Oh, no. Ah, ok, sopra, sopra. Sali. Sali. Ok. Ok, che bel posticino anche questo. Tritacarne, salsicce ovunque. Questa è per noi una scala, di fatto. Studiamo un po' l'ambiente. Ok, quella porta in effetti era impensabile aprirla. Questo potrebbe essere un ascensore. E così è. Siamo in una sorta di sala refrigerata. Brutta parecchio. No, qua non si cade. Saliamo un attimo qua prima di andare a sinistra. Ok, qui invece sì. Ok. L'abbiamo liberato, va bene. Mi dà l'idea di un percorso fatto per evitare qualcuno dopo, non adesso, comunque. Aiaiaia. Lì si scivola e basta. Qua si spinge e non si esce. Faccio un altro tentativo.
Ma mi sembra che, boh, il senso di venire qua e fare ciò? Niente, si scivola. Torniamo giù, che non abbiamo esplorato una mazza, sempre tenendo presente che in realtà qui c'è questa cosa qui. Ah, si passa, si passa. Dei frigoriferi. Forse questa era una sala a scopo completistico, diciamo così. Di qua non si va da nessuna parte. Va bene. Direi di tornare di sotto. Abbiamo visto anche dei cali di frame, ma non sono stati un reale problema. Ho sentito come un suono di suino. Leve, cose da girare, insomma è chiaro che di cose da fare qui ne abbiamo. Volevo vedere se, ah, se ci possiamo arrampicare. E la risposta direi che è no. Va bene, va bene, va bene, non è qua, non è qua, non è qua, andiamo qui. Allora, questo gira da una parte sola. Mi viene da dire che lo dobbiamo alimentare. Ecco qua. Ah, è quello di prima! Alimentiamolo di più. Quello che possiamo. Ok, puzzle abbastanza elementare e alimentare. Ha, ha. Ok, anche qua c'era del cibo, aspetta. Prendilo. Dio bambina, quanti problemi che hai. Eccoci qua. Ma insomma, si vede che questa bambina non ha un buonissimo rapporto con la carne. Non le va tanto a genio. Forse gliela costringono a mangiarla. O forse qualcuno fa il macellaio nella sua famiglia. Ok, dai. Scendiamo un po'. E ricarichiamo. Chissà se riesco a portare su anche questa. No, no. Ok. Ah, oddio. Comunque questa sarà la nostra liana, eh. È chiaro. E bastava poco perché vediamo che il gioco in realtà è scritto in modo che non ci fosse poi bisogno di tutta quella carne. Ok. Opla. Opla. Ancora un tunnel. Chinati, brava. È meno interessante quest'area così della macelleria. Un po' perché il mostro macellaio fa meno paura. Adesso, le ultime parole famose. Rispetto a quello cieco che con le braccia lunghissime, che era veramente terrificante. Comunque mi aspetto anche qui un finale boss fight, tra virgolette. Ma vediamo se sarà così. Ora, o io ho un déjà vu. Boh, assomiglia molto, eh. Ci serve una chiave. Che bel momento. Che bel momento di sport, fantastico. Ok.
Sì, si è mangiata il topo e come. Allora, dobbiamo far arrivare lui. È ovvio che ci sfugge la ragione, però c'è una chiave di mezzo, l'unica interazione è questa. Facciamolo levandoci dalle scatole con la giusta fretta, ragazza? Ok. Non chiude, non chiude. Formaggio. Se lo intasca. Non capisco cosa stia facendo. A noi? Ah, ok, semplicemente prendiamo l'ascensore. Per forza. Lui non la prende benissimo, ma noi questo dobbiamo fare. Sentiamo un brutto rumore. Vediamo se lui ci segue. E come? E come? E va di là, e di là sicuramente ci sarà la chiave, posso immaginare. Lui ci serve lì perché sennò quella porta è chiusa. Madonna, è cieco! Aia! Aiaiaiaia, corri, 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 corri! Ok, lui qua non mi prende. Ah, la chiave è lì sopra, eh? Solita chiave in primo piano che non vedo minimamente. Però c'è una stanza a sinistra che chiaramente mi incuriosisce. Addio, che belle immagini. Possiamo capire la natura incubo per la nostra bambina di tutto questo. Ah, dovevo salire, che pollo. Io adesso... Chinati, accidenti. Allora, qua si può premere questo pulsante. Oddio. Hai visto come sono bravo? Ok. Non so perché l'ho fatto, eh. Però era onestamente una cosa fattibile. Magari ce lo leva di torno. E in effetti lui va di là. Prendi... No, vabbè, ragazza. No, l'interazione, mamma mia. Sciocco gioco. Lui qua sotto... Ah, accidenti. Rinuncia? Aia, aia, battito a mille. Qui non ci prende. Qui non ci prende. Ok. Adesso mi serve che tu te ne vada, ragazzo mio. Continua a guardare lì sotto. Non vorrei aver impallato il gioco. Ok, torna di là. No, di là, vai di là. Accidenti.
Dovevo accontentarmi di questo suo spostamento. La cosa che è sotto la maschera mangia. Almeno sembra una cosa del genere. Dio che immagine. Ok, ragazzo. Gli piace un sacco questa carne. Ovviamente carne di origine imprecisata, eh. Niente, io mi sono un po'. Ciao. Ora lui ci inseguirà. Ok, aspettate un secondo. Qua c'è il coso. È chiaramente una corsa. Dai, fai l'azione, accidenti. A te, ragazza mia. Corri, corri. Ok. Ok. Oggi controlli peggio del solito, eh? Dove diavolo? Allora, qua c'è una bambola che voglio rompere. Bene. L'unica cosa mi sembra questa. Ok, non è interagibile? Non è interagibile. Questo che sia una sorta di scala per noi, no? Ah, e le pareti sono scalabili, ma pensa te. Potevo starci anni. Saliamo da qui. Ecco il cunicolo, non abbiamo mica finito col nostro amico. Da qua possiamo uscire, qua lui lava i piatti. Ok, io adesso mi illudo di farla tutta così, ma figuri. Ah, eccoli tutti e due. Beh, fanno tutto il lavoro, niente da dire. Ok, la nostra strada finisce qui. Vediamo, eh. Un po' banale secondo me questa parte. Adesso noi ci infiliamo lì sotto. Loro si animano, fanno qualcosa di diverso da prima.
Noi andiamo qui. Allora, sotto dove lui ci possiamo nascondere, ma anche nella sala di fianco. C'era una porta là, volendo, ma non credo faccia parte del nostro percorso. Mi piacerebbe che arrivassero qui. Ah no, ma qua c'è una leva. Ah, via. Via, accidenti. No, lì non ci arrivi. Ok, chissà cosa ho acceso. Sotto c'è come qualcosa di verdastro, una specie di... Boh. Cose brutte comunque, brutte. Io non ho minimamente capito che cosa ho acceso. Ma secondo me è qui che devo fare le mie cose. E lui non torna. Ah, la schiuma, ok. No, no. Dai, Trico. Veramente, ora capisco Sabaku, anzi, capisco Sinergo. No, vabbè, ragazzi, allora... Cioè, io cosa l'ho fatto a fare tutto ciò? Diventeremo tutti magrissimi. Grande cheat. Sul soffitto hai visto Ganci muoversi. È una buona news. Ma lungi da me sapere come ci arrivo sul soffitto. Ah, che palle. Forse... Ma qua proprio non si tira su, il gioco non lo prevede. La porta... La maniglia è troppo alta per noi. La musica si è... Aia, fermata. Vai sotto, ragazza, Madonna. Qua c'è l'acqua cola. Ah, il... E corri! Uff. Eh sì, il soffitto potrebbe darci delle gioie. E i ganci sicuramente li abbiamo fatti muovere adesso. Era quello il senso di tutto, in my humble opinion. Ecco che qua si arrampica. Fino a un certo punto. Oh. Oh, così? Aia, Dio! No, morto no, eh? Ok. No. Sali! Dobbiamo fare Assassin's Creed adesso? Dai, sali. Cerchiamo di capire. Allora, no, non su adesso suona la chitarra con una spazzola. Dobbiamo saltare lì. Non è proprio la sua specialità. Brava! Io che dubitavo. No. Vabbè, arriveranno, dai. Ok. Ho tutti i pulsanti del pad premuti e non ricordo qual è quello che se lo mollo casco. Questa è la cosa veramente fantastica. Loro hanno capito l'antifona. Io dovrò essere lesto tra poco, ma mi sento così poco lesto. State sereni, state tranquilli.
Beh. Insomma, proprio farsi prendere, no, eh? Dove cavolo mi rintano? Che palle. Ah, ok, va bene. Accidenti. Come dire, era meglio se me la mollavo, eh? Ah, dobbiamo arrivare a quel tavolo. Non c'è. Corri, corri, Forrest. Accidenti a noi. Bravissima, brava, brava, brava. È di quei tavoli che arriva in là un sacco. Oh, no, non è una bella situazione. Quindi lo facciamo faticare e poi si continua a correre. Però. Corri. Corri che sei brava. Ora lui fatica. Quanti sono sti cuochi? Ma no, tutto questo dinamismo in questo gioco. Non mi avrete mai. No, stavo ridendo, accidenti, questa corsa parte già con l'end. Vabbè, non corre! Uff, scriptati, bravo. Ok. Ci tira la bottiglia, fantastico. Chissà che non ce li siamo lasciati alle spalle. Qua si cade, speriamo non nel vuoto. Ok. Achievement sbloccato, la cucina. Quindi forse abbiamo chiuso un capitolo di questa nostra avventura. Se ne apre un altro, ancora più allegro. Dai, io ancora un quarto d'ora lo affronto. Proseguiamo. Aia. Aia. Che razza di. Bello, però, bellissimo, bellissima. Wow, bellissima questa parte. Wow, guardate il liquido nero che cola o anche acquoso. Visivamente, da un punto di vista registico, questa è una parte bellissima. Ricorda ovviamente un pochino Inside, al quale questo gioco deve quasi tutto. Inside, Tim Burton, e ci siamo. Ragazzi, era una nave. Confermato. Era simpatica l'idea del sogno e della culla, eh? E magari la nave è ciò che la culla diventa in sogno, eh? Non è detto. Ma wow, ma che meraviglia! Sta parte è proprio bella. Mi piace tantissimo come è fatta l'acqua. Mi ricorda un vecchio tomo di Pinocchio che avevo da bambino con delle illustrazioni che erano qualcosa di. Ma wow, veramente belle. Voglio scendere per vederla meglio. Wow. Spettacolare, che cambio di registro. Ah, proprio quando mi stavo un po' rompendo le balle. Wow. Ok, e si sale ancora. Guardate che c'è una microscopica scaletta. Che struttura. Bello. Qua, bello. No, ma meraviglioso. La telecamera si avvicina, che bello. Guardate il gabbiano. Guardate la forma fallica sulla quale il gabbiano è posato, eh. E dobbiamo entrare di nuovo. Preferivo tutto a entrare di nuovo. Wow. E là sotto ci sono dei personaggi mostruosi. Femminili, anziani comunque. Delle grosse palle anziane. Non ama molto le persone sovrappeso, la nostra bambina. Sempre nell'ipotesi che noi siamo nelle sue proiezioni immaginarie, magari poi non è così, eh. Immaginarie, insomma, oniriche. Ah, questa sequenza è stata splendida, veramente wow. Bella.
Sì, davvero. Davvero, davvero, il disegno della spuma era davvero tanta roba. E qui si torna in ballo, ragazzi. A proposito di Inside. Andiamo. Ok. Sono forti vibrazioni. Quindi lei è in nave. Suoni che possono anche sembrare grida mostruose. Lì sotto forse si poteva scendere. Ah, eccoli qua. Questa entrata ha qualcosa di giapponese. Non ci prestano attenzione. Guardate, a proposito di Giappone, ecco lassù in alto a sinistra la dama. Madre nella mia ipotesi, ma è davvero solo un'ipotesi buttata lì. È lei, eh? Però scusatemi una cosa, io no, non posso assolutamente. Ah, ok, questo era un brutto game over. Devo capire una cosa prima. Qui sotto, e il gioco ce lo mostra, c'è qualcosa. Ci proviamo. Ah, sciocchezza, vabbè, non si poteva fare, pazienza. Immagino ripartiremo subito da qui, quindi. Più indietro di quello che pensavo. Forza, bambina. Certo che se questo gioco non metteva la terza dimensione, che unitamente ai controlli lo rende a volte abbastanza frustrante, rischiava davvero di sentirsi dire che era la scopiazzatura di Inside come dinamica, questo glielo dobbiamo dire. Comunque la regia di questo passaggio, questa inquadratura, spettacolare. No, 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 non volevo fare questo, volevo vedere se potevo andare sopra. No, non possiamo andare a sinistra, quindi non si può andare sopra quel parapetto. In qualche modo forse farci vedere da lei è da paura, comunque è lì. Wow. E ora questo mood orientale, ma no, non hanno nulla di orientale i personaggi, le ambientazioni, eccetera. Però lei, la dama, sì, e adesso qualcosa di architettonico. La curiosità di sapere cosa succede a cadere giù, però vabbè, dai, no, no. Non esageriamo. E vanno tutti in marcia questi vecchi. Guardate con le maschere. O cose simili a maschere, boh. Guardate le facce come sono. Ecco, volevo vedere anche un personaggio senza maschera. Ah. Bellissimi disegni, diciamo così, la modellazione e il lato artistico di questo gioco. Ed ecco che questa dimora giapponese, Giappone classico, Giappone medievale, che tra l'altro è un'epoca che trovo estremamente affascinante, si dipana di fronte a noi. C'è di nuovo una cucina. Vediamo che comunque è una cucina occidentale, almeno, boh, forse oso troppo dire che è chiaramente una cucina occidentale. Lì loro stanno mangiando. Da. Ma secondo me non dobbiamo neanche nasconderci. E guardate la quarta parete, eh? Fantastico. Oh, da, babbo! Guardate l'ansia con cui ci vuole uccidere. Fantastico. Adesso dobbiamo un po' studiarcela, questa parte. Ma bellissimo, mi piace da matti questa. La parte dei cuochi non mi è piaciuta. Ok, qua è scriptato. Ma lui cade. Ah, il tavolino là, il tavolino là. Però lui sta a terra, quindi in realtà col cavolo che ci possiamo nascondere sotto i tavoli. Eh sì, anch'io ho pensato agli zombie, che camminavano in fila. In Inside. Davvero.
Adesso, ragazzi, a proposito di script, qua non far cadere la bottiglia non si fa. Ma forse me la cavavo se non ero uno sciocco. O forse dobbiamo solo correre, su via. Guardate che scena! Hanno una mobilità veramente misera. Io adesso purtroppo riesco a osservare poco quello che abbiamo intorno. Ma come non detto, ci siamo fermati. Lui è lì. E non ci può raggiungere. Wow. Gli adulti, ci vogliono proprio divorare. Guardate come mangiano. È un mangiare troppo chiaramente metaforico. Cioè, è tutto innaturale in questo gioco, ma non è un gioco che secondo me rappresenta un mondo fantastico, un gioco che fa una metafora ovviamente del mondo reale, bla bla bla. Fatto sta che io ora il da farsi non lo so. Tra le scelte stupide che possiamo fare, io questa la classifico al primo posto. Wow. Fantastico, siamo al sicuro per via della loro obesità e della loro opulenza. No, ho sbagliato, pulsante, wow. Quanto siamo poco esplorativi, secondo me in questa parte sto lasciando indietro un sacco di roba. Ah, pazzesco, anche un po' città incantata, se è la città incantata di Miyazaki, se vi ricordate, ho visto un bel salvottino del gioco che gradisco molto. Oh. Wow. Wow, ma che bella sta parte. Che grande regia! Prima era diventato un po' lezioso. Prendi chiave, fai giro, premi interruttore. Che palle, ragazzi! Oh, un ognometto. E invece ora sì. Ora sì, guardate un disegno di mano di bambino. Vediamo se. È un disegno di bambino o bambina che raffigura forse un bambino o una bambina. Quindi forse raffigura noi. In ogni caso, l'ognometto è andato qui e noi lo vorremmo seguire. A fine gioco mi darai un premio per tutte le volte che ho fatto così? Volevo abbracciarlo come avevamo visto l'altra volta. Andavano tutti abbracciati. Ci sono tre completismi in questo gioco, forse quattro. Scuotere gli gnometti, non l'ho fatto praticamente mai. Rompere le statuette della signora, la prima non lo feci. Accendere questa cosa qui e forse anche accendere quelle più piccole di questo genere di cose qui. Mi sembrano sì, i collezionabili, sì, le cose da completismo che potevano essere fatte. Beh, ora non lo abbranca più. Sì, lo fa, però, insomma, l'abbiamo fatto. Questo non l'ho fatto mai, ma insomma, non è che non mi basta questo per parlare di rigiocabilità. Comunque, ragazzi, 19 euro, sto gioco. Qua sicuramente dovremo salire. Sono occidentali che mangiano all'occidentale, in un Giappone quasi, boh. Qua col cavolo che si sale, però qui si sale, lo immaginavo. Poi quando lei riesce a fare un movimento, vuol dire che è un movimento giusto. Guardate le facce, bellissimo. Bellissimo, ma ho sbagliato. Mamma mia. Ma poi l'uso delle luci, le ombre, un po' Caravaggio, Impossibile tra le fonti che abbiamo citato non citare Caravaggio in questo gioco. Davvero sarebbe una follia. Qua forse il gioco ci spiega dov'è che dovevamo salire davvero. Però non ci riesce. Ah, e qui non riesce a salire. Perché il gioco ci fa ricominciare davanti a una liana che apparentemente non possiamo usare? Ma eppure il percorso ad ostacoli di prima sembrava sensato, da un punto di vista del design.
magari con un po' di attenzione. Ci studiamo dove possiamo mettere i piedi. Oddio, wow, wow, no, pazzesco, siamo stati spinti. Forse lì dovevamo studiarcela un pochino meglio. Bello. Però questa salsiccia, ragazzi, non me la racconta giusta. Ma è possibile? E niente, qua non ce la fa. È quando il gioco ti dice di no. Eh sì, la città incantata, infatti, lo dicevo prima, è sicura. Ah, ma forse... Questo si sposta. Questo si sposta. Mi sembra strano poter evitare il percorso ad ostacoli in mezzo a loro, che avrei detto fare assolutamente parte del gioco. E infatti col cavolo, ragazzi, col cavolo. Qui non si passa, niente. Le musiche poi sono meravigliose, meravigliose, non solo i suoni ambientali, eh. Prima c'era quel trombone, quel... sì, un fagotto, adesso non mi ma direi un trombone, quando c'erano i cuochi. Adesso sentiamo questo rumore di gran cassa, di tamburo grosso dietro ogni tanto, bellissimo. Vorresti, eh? Aia. Allora, con calma. Tu ricomincia a mangiare. Non mi... E dai. Forse sono semplicemente uno sciocco. Prendi lo sgabello. Oh. Quelli controllano con il cibo, avete ragione, ragazzi. No, ragazzi, questo non so perché il gioco lo metta. Non lo fa fare. Qui si inventa un dislivello che c'è e non c'è. Pace. Faccio un ultimo tentativo, poi la vediamo next time, eh? Questa parte. È molto difficile. È molto difficile perché ho l'impressione che là ci sia un passaggio troppo stretto. No, ecco, se c'era un posto dove non dovevo tirare quel formaggio. Oh, fantastico. No, cosa ho fatto? No, non me lo dire. Che amarezza. Che momento di intensissima amarezza. Ma... è grande, ottimo. Sono commenti, si vede la differita, ragazzi. No, scusate, ma io questo lo devo riuscire. Ma poi tra l'altro qui sale dal tavolo, cioè perché non mi ha fatto salire? No, ma dai. Vai. Però vedete, la situazione è talmente bella da un punto di vista dell'ambientazione, dell'atmosfera, bla bla bla, che non è un frustrante brutto. Cioè, è figo rifarlo. Oh. Questa è la parte stronza.
Ma... Accidenti, come ci divora! Devo fargli muovere il braccio e approfittare di una sua apertura, per dirla con i picchiaduro. Non è da fare di volata, come sembra. Certo, aver visto la dama, eh? Ci fa nasare anche, tra le altre cose. Boh, la fine del gioco. Il cibo li distrae, eh? Ora ho tutti i pulsanti del pad premuti. Se ne mollo uno, ma veramente. Ma che cavolo, dai che si sale. Accidenti, figurati se non avevamo il salto di Dio. Oh. Ok, dai, buono. Ok. Sono raccapriccianti, è superfluo sottolinearlo. L'ambiente è di sapore nipponico, questo è fuori di dubbio. Che la ragazzina abbia padre occidentale, madre. Ora stiamo veramente sognando. Fatemi un po' capire quest'area. Perché io chiuderei anche qui la live, ma voi capite benissimo che vorrei avere la certezza di un salvataggio dopo l'impresa precedente. Yeah! Speriamo che il gioco sia buono. Ok, ragazzi, allora... Chiudiamo qui e next time ripartiamo da questa parte. Bello, dai, il gioco è salito di intensità, è salito di livello. Molto bella questa parte, molto bella. Il passaggio di prima fuori dalla nave è stato clamoroso, davvero, wow. Vi ringrazio ragazzi, grazie per aver seguito. Vi ricordo che la serata di inizio di Stanley Parable è domani e non stasera, e quindi ci vediamo domani a pranzo con Soma e domani sera con The Stanley Parable. Grazie mille ragazzi!